Il vedutismo si sviluppa in Italia nel Settecento accanto alla pittura di genere e al ritratto, trovando maggiore successo a Venezia. Si tratta della rappresentazione di paesaggi con o senza soggetti umani, dove la veduta diventa una testimonianza oggettiva di luoghi ed eventi storici, riportati con estremo realismo. Questo nuovo modo di raccontare ebbe probabilmente origine nei dipinti di Gaspar Vanvitelli e poi perfezionato da Canaletto, Guardi, Bellotto. La causa scatenante dell'adozione del nuovo orientamento è da ricercare nell'ideologia illuminista che si impegnava a scandagliare la realtà attraverso i lumi della ragione. Dunque si rendeva necessario rappresentare con estrema accuratezza i paesaggi naturali, ma anche città, campagne, ruderi. Era la stessa committenza, spesso straniera, che richiedeva agli artisti quadri che riportassero fedelmente su tela i paesaggi da essi ammirati nei viaggi svolti nelle città italiane. Come fossero fotografie o cartoline, le vedute erano e sono testimonianza dei cambiamenti che i paesaggi dipinti hanno avuto nei secoli. Tale precisione fu possibile grazie all'utilizzo di uno speciale strumento detto camera ottica, che, assimilabile alla camera oscura, faceva passare la luce all'interno di un piccolo foro, restituendo su una superficie l'immagine capovolta della realtà. I contorni venivano poi ricalcati dall'artista. Parallelamente si sviluppò un filone dedicato al paesaggio di fantasia detto capriccio. Si trattava di soggetti totalmente inventati o soltanto in parte, dove accanto a elementi paesaggistici reali se ne mescolavano altri inventati. Alcuni dei più importanti vedutisti sono Canaletto, Guardi, Bellotto. Per Canaletto la luce è forse l'elemento più importante della sua poetica. La sua straordinaria abilità tecnica gli valse notorietà e ricchezza anche fuori dall'Italia. Sebbene utilizzasse diversi punti di vista prospettici per realizzare le sue opere, oggi è possibile confrontare i suoi dipinti con foto attuali degli stessi luoghi per capire quanto la sua tecnica fosse accurata. Guardi ci diede la sua interpretazione del vedutismo attraverso il racconto delle immagini filtrate dall'interpretazione personale, più che attraverso l'uso della camera oscura che di fatto utilizzò. A differenza di Canaletto, interpretò le vedute filtrandole con la sua fantasia. Bellotto ricercò la precisione assoluta nei dettagli, con colori freddi e chiaroscuri decisi, dando una sensazione di staticità agli ambienti.